professore Gianpedrone, un ulteriore passo avanti per questo nuovo ponte ad Andorra, si comincia a intravedere l'opera? Beh, direi che si incomincia a intravedere e traguardiamo anche la fine di un'opera fondamentale per Andorra, su cui la Regione ha voluto credere e investire tanto con fondi di fondo strategico, credo anche un'opera non solo infrastrutturale ma di difesa del suolo. Noi non costruiamo più solo ed esclusivamente infrastrutture per migliorare ovviamente la viabilità locale, ma cerchiamo sempre di dare anche delle risposte idrauliche ai tanti corsi d'acqua che attraversano la Liguria. Direi che in questo caso l'ottimo lavoro dell'amministrazione comunale in sinergia con noi sta portando questi due risultati a compimento, che speriamo entro la fine del mese di agosto di poter vedere ultimata, quindi con una viabilità completamente ripristinata, ovviamente in sicurezza per questo corso d'acqua. Ecco, signor Sindaco, quindi due risultati, insomma la sicurezza idraulica di questo corso d'acqua ma anche la viabilità, che è importante per una città turistica come Andorra. Questo era il punto più delicato, dove in caso di eventi alluvionali qui il fiume poteva esondare. Abbiamo forse messo in sicurezza il punto più delicato di Andorra con un intervento della Regione Liguria che, ricordo, è quasi 1.200.000 euro presi dal fondo strategico. Quindi i nostri ringraziamenti va sicuramente alla Regione Liguria, all'assessore Gianpedrone, al presidente Giovanni Totti e a tutti quelli che hanno creduto in questa opera fondamentale. Oggi posiamo 48 impalcati per due settimane, questi impalcati sono di 20 metri e consentiranno di alzare il ponte al centro di circa 1,5 metri e di ripristinare la viabilità entro la fine del mese di agosto. Consigliere Vaccarezza, allora un commento su questo risultato, perché ormai di risultato finale si può parlare. È un risultato importante che certifica due cose: che il fondo strategico di Regione Liguria è realmente strategico e quando vengono fatte le scelte vengono fatte in luoghi che hanno necessità di avere un intervento che la Regione non ha mai fatto. Qua siamo ai confini tra la provincia di Savona e Imperia, qua qualche volta abbiamo percepito con difficoltà il far parte di Regione Liguria. E questo si somma a un'altra cosa che l'assessore Gianpedrone è riuscito a fare, quella di usare i fondi di protezione civile del 2018 per la mitigazione del rischio. Due risultati che hanno dato tanti denari, tanta sicurezza e tanta attenzione a quelle riviere che si sono sentite per anni lontane da Genova. Architetto Paolo Ghione, il responsabile unico del procedimento per quello che riguarda il nuovo ponte qui, ecco, allora dal punto di vista tecnico qualche dato, architetto. Ponte formato da 4 campate da 20 metri, le travi sono lunghe 20 metri, saranno un totale di 48 trave posizionate sulle 4 pile e che dovranno essere varate nel giro di 4-5 giorni lavorativi. Dopodiché sarà eseguito il getto dell'impalcato, quindi della soletta in calcestruzzo, dopodiché sarà terminato con le opere di finitura, asfalti, marciapiedi, illuminazione pubblica. È la ricostruzione di un ponte esistente che abbiamo demolito e ricostruito per adeguarlo idraulicamente con il corso del fiume.